Per rendere credibile quello che ho detto prima, ci sono tre musicisti che provengono dalla musica popolare, non sono ecco, appena visti questi strumenti, li hanno accordati a modo loro e adesso vi dimostreranno come appunto suonano. Sì. Andiamo di là. Ovviamente non possiamo mostrarvi tutti gli strumenti come suonano, perché ci sarebbe da dire, ci sarebbe da raccontare, ci sarebbe da anche spiegare morfologicamente qual è la differenza tra uno strumento e l'altro, non soltanto visiva ma anche uditiva. Però diciamo che ne abbiamo presi alcuni tra quelli esposti, che il liutaio qui, tra parentesi, nostro padre ha ricostruito. Ne abbiamo presi alcuni proprio per mostrarvi anche quelle che sono le loro qualità. Ecco. Quello che ho in mano è un salterio, salterio a pizzico. È uno degli strumenti più frequenti all'interno di questo dipinto, ce ne sono tre o quattro. Infatti ne sono riportati anche tre o quattro, penso, là dietro. Comunque dopo vedrete anche tutti gli strumenti esposti. Ecco. Il salterio è un termine ebraico, religioso, che significa libro dei salmi. Perché è stato dato un nome del genere al salterio? Probabilmente il salterio, questo strumento, serviva per fornire al salmodiante un'intonazione, no? Di modo tale che il salmodiante poi potesse anche cantare, ecco, il salmo relativo. E quindi a questo punto vi facciamo sentire non un salmo ma una cantiga, un inno alla Vergine, Cantiga di Santa Maria numero 166, che si intitola Como Poden. Il libro delle Cantigas è un libro che raccoglie appunto tutti questi canti, è stato curato da Alfonso X il Savio nell'undicesimo secolo, se non mi sbaglio, e questo è il 166esimo canto, Como Poden. Como Poden per s'asculpas posso ser contentos, así pueden ver la Virgen, después ser salvos peitos, onda veo a un hombre, por pecados que te será, que fue tole todos miembros, tu adur que prendiamo, di modo tale che dopo nel giro potete anche reindividuarli. Ok, quindi questo era il salterio. Adesso vi passiamo da questa parte, invitiamo anche il nostro amico Jacopo, perché dovete sapere che trovare persone che siano anche disposte a cimentarsi nel provare questi strumenti, che sembrano, somigliano, diciamo, come diteggiatura, come morfologia, poi gli strumenti moderni, ma fondamentalmente sono diversi perché pongono delle difficoltà, insomma, anche proprio di natura fisica, non è così semplice trovare appunto delle persone che abbiano anche questa voglia di cimentarsi, ecco, proprio perché impongono delle nuove difficoltà. E quindi Jacopo, vabbè, è un nostro carissimo amico che
quasi non richiesta è venuto a trovarci. Facciamo i due brand. Ok, come si chiama questo strumento? Esattamente non lo sappiamo, però fondamentalmente sono tre tubi di canna di bambù sopra i quali sono state tese delle corde. E uno, secondo me doveva essere una specie di violino da studio, ecco, cioè, tanto per rendere un po' l'idea, perché in effetti questo strumento, adesso che lo sentirete, se lo sentirete, ha un suono veramente molto molto debole, molto flebile. Però se per caso doveste provare a suonarlo, metterlo qua, qui c'è una valanga di suono. No, quindi il musicista poteva suonare tranquillamente anche alle 2 alle 3 di notte, tanto il vicino di sopra non si poteva lamentare. Questo è uno degli strumenti, secondo gli studiosi, inventati. Invece è uno strumento che in quel periodo era molto usato. Ed è, purtroppo io ho dovuto usare la canna di bambù. Invece un tempo si usava la canna lacustre e in Lombardia ce n'era tanta e cresceva anche molto più grossa di quelle là, e le pareti, queste sono molto spesse e dure, compatte, omogenee dal punto di vista strutturale. Invece quelle che crescevano in Lombardia erano molto, molto elastiche, molto tenere. E quindi cosa succedeva? Essendo così, il segnale dato dalla corda in vibrazione si amplificava di più, quindi il suono era ancora più quindi purtroppo questo qua, io non sono riuscito a trovare delle canne lacustre più grosse, e ho ripiegato con le canne di bambù. Però è uno strumento che esiste. Ok. Come vedete, li abbiamo accordati anche prima, ma sono strumenti che con il cambiamento di temperatura necessitano anche di essere accordati frequentemente, quindi hanno questi... Quello che vi eseguiremo sono due danze, perché prima appunto, come veniva detto, all'interno del repertorio, diciamo, consono per questi strumenti, venivano eseguiti appunto arie con strumenti accompagnatori e anche delle danze. Quindi adesso spero che riusciate a sentire quello che proviene da questo strumento. Thank you.
invece a un'altra danza del 1300 che si chiama Tourdillon, è una danza francese. Quello che sempre una cordata al volo prima di suonare nuovi strumenti. Naturalmente dal dipinto si evincono anche alcune posizioni per cui si dice, da cui si sa più o meno che tipo di strumenti potevano essere questi strumenti, diciamo un po' desueti. Questo poteva essere molto simile ad una viola da gamba. Senz'altro doveva essere uno strumento, diciamo, dai suoni più gravi, visto anche la mole di questo strumento, ecco il rapporto anche alla figura dell'angioletto che la suonava. E con questo strumento si produceva, diciamo, quello che era il basso di accompagnamento. Strumento che viene chiamato pandura, questo strumento ha 6 corde, e poi il saterio, ma il saterio fa molto. Dell'epoca dal 1500 fino al 1900 fino al 2000 hanno sempre studiato nuovi metodi per poter realizzare questi strumenti, e quindi poi da lì si è evoluto anche il modo per poter suonare, e anche il materiale con cui si andava a costruire. Ecco. Faremo un ultimo pezzo. C'erano anche altre arpe, le ho prese, solo che con una cassa armonica così piccola risulta veramente un suono talmente flebile che ho detto vabbè, allora porterò la mia arpa da casa, perché fondamentalmente il principio dell'arpa è più o meno quello.
Piccolo assaggio, anche perché noi ci siamo trovati tipo mezz'ora fa, abbiamo detto va, facciamo questo. Bravi, tanto per cercare di dimostrare più o meno un po' di strumenti. Grazie. Vi auguriamo naturalmente buon pomeriggio, buona mostra, e se volete poi seguirci anche oltre alle situazioni appunto del saltore, oppure nel momento in cui decideremo di utilizzare anche questi strumenti per proseguire a fare i nostri concerti di musica antica, allora potete seguirci, ci sono anche dei siti appositi, no? C'è il sito che porta il mio nome, www.adrianosanginetto.com, e poi da lì insomma ci saranno anche tutti gli eventi, tutte le cose. Grazie.